Salve a tutti ragazzi, bentornati su Brick to Play, eccoci qui con il terzo episodio di Planet Coaster e oggi andremo a iniziare un nuovissimo parco, tutto per noi e totalmente da zero. Allora, penso che i parchi vuoti siano evidenziati? No, forse no. Allora, qui abbiamo un Forest Sandbox che sembrerebbe totalmente vuoto, a parte l'ingresso, che potrebbe essere buono. Andiamo a vedere, magari ne avevo visto uno, questo qui, The Large Ravine, forse anche questo c'è un minimo di strutture, forse. Vediamo un attimino, no, sembrerebbe totalmente vuoto. Ok ragazzi, andiamo a iniziare proprio su questo, mi piace, c'è quella specie di ponte all'inizio. Ok, perfetto, mi piace, guardate che zona fantastica abbiamo. Allora, la nostra mappa si estende per un bel pezzo, devo dire, eccola lì il limite della mappa, arriva fino qua su in cima e fino qua giù, quindi abbiamo un'ottima area, guardate, abbiamo una specie di valle piena di quelle grotte, vedremo di sfruttarle naturalmente con le nostre montagne russe. Allora, qui abbiamo questa specie di ponte, questo è l'ingresso vero e proprio del nostro parco, è un parco a tema piratesco a quanto pare, volevamo fare proprio questo, quindi iniziamo con la costruzione di un bel ponte che conduca alla parte bassa. Allora ragazzi, mi sono fatto un po', diciamo, di esperienza con l'editor. Allora, bello sarebbe fare un ingresso proprio a dritto qua. Oppure, no, facciamo un ingresso a dritto, sì. Quindi appunto ho fatto questa esperienza con l'editor giusto per riuscire a fare in maniera migliore questo episodio qua. Io direi di mantenere la larghezza, forse quella massima, vediamo un attimino, 10 metri, non ancora più larga, forse 8. Della strada, con questo potremmo andare a selezionare la larghezza della strada, perfetto, è questa. La lunghezza la lasciamo 2, no, prendiamo un pezzo più lungo perché, ok, e attiviamo l'angle snap, lo mettiamo a 90 gradi perché vogliamo un pezzo proprio totalmente dritto. Allora, questo qui sarebbe il caso di abbassarlo, allora, dobbiamo cliccare qui e abbassarlo così. Non è proprio bello avere quei pilastroni lì che vanno dentro questa valle, sarebbe più bello ovviamente avere un ponte sospeso, però la luce è veramente tanta. La luce, per chi non lo sapesse, è l'interasse che c'è fra la partenza e l'arrivo del ponte. Dunque, così e così direi, sì. Abbiamo fatto questo stradone enorme che occupa, che taglia anche un po' a metà la nostra area bassa. Dannazione, però è piena di grotte questa mappa, è un casino. Allora direi, qui ci siamo, c'è una parte sopraelevata, non so per quale motivo. Qua sotto questo robo lo possiamo anche eliminare perché non ha senso di esistere sotto il nostro ponte. Era anche esteticamente carino, siamo entrati nelle texture, ce la faremo? Ta-ta-ta. Ok, abbastanza complicato sì effettivamente muoversi in questa mappa però. Allora ragazzi, questo primo episodio cercherò di registrarlo tutto, nel senso di farvi vedere tutto in tempo reale. Per i prossimi inizieremo magari a fare qualcosa anche in time warp. Allora, intanto rifacciamo il ponte, perché non mi piace. Perché non mi piace? Voglio appunto, ci saranno episodi lenti ragazzi, che se volete vedere il gameplay veloce aspettate le build successive del gioco, perché io voglio stare attento a tutti i particolari. Questa prima fase del gameplay di Planet Coaster sarà dedicata all'analizzare, lo sfruttare appieno quella che è questa prima build, che appunto voglio scoprire tutto quello che si può fare. Allora, facciamo un angle snap di 90 gradi, però accorciamo il percorso a 2. Sì, a 2 direi, perché a 3 è già a 1, lo possiamo addirittura fare, ok. Facciamo così, no. Dunque, prendiamo questo intanto. Questo lo possiamo cancellare anche fuori? No. Possiamo partire da qui, perché voglio farlo con questo coso di pietra, mi piace di più. Quindi qui sarebbe ganzo fare subito una specie di bivio, senza una specie, un bivio. E come non me lo puoi fare qui? E c'è quel pezzo lì. Proviamo a farlo all'incontrario, cioè facciamo una specie di rotonda, una cosa del genere.
Questo vi voglio fare, ma non me lo fai fare, perché sei un pezzo di merda. Va bene, facciamo allora una cosa. Allunghiamo questo qui. E facciamo questo. Ok, è un po' differente da quello che avevamo previsto, però funziona uguale. Allora, da qui sarebbe il caso già di dividere e fare una specie di doppio anello che ricollega il tutto. Una strada principale nel mezzo. E due strade che vanno a coprire tutta la zona laterale quassù e poi si ricollegano con quella centrale. Allora, questa qui io direi di abbassare l'angle snap, anzi toglierlo del tutto, allungare il percorso a, facciamo 3, e partire da qui con una nuova strada. Sempre larghezza 8 la facciamo? No, quelle laterali le facciamo larghezza 5, che sono più piccole, come vedete riusciamo a gestirle meglio. Ok, facciamo così. Questa là iniziamo ad alzare. Ora dobbiamo un attimo notare la visuale perché ci sono dei dislivelli mostruosi, ragazzi, in questa mappa. Madonna, Madonna. Ok. Sicuramente qui il ponte verrà più carino che farlo di là. Vediamo se riusciamo ad arrivarci. No, come vedete siamo troppo bassi, quindi lo rifacciamo. Ce lo fa levare un pezzo alla volta. Ok, quindi vediamo se adesso ci arriviamo. No, sempre troppo bassi, nemmeno di poco. Quindi ancora un pezzo, ancora un pezzo. Partiamo da qui, direi che non volevo fare una salita troppo ripida perché questo dovrebbe essere proprio il percorso che viene usato dai nostri clienti per. Ah. Facciamo una cosa, ragazzi. Da qui andiamo di qua. Ma. Ah, non possiamo fare curve. Interessante. Dunque, iniziamo subito a trovare i primi problemi. Allora, questo qui lo abbassiamo. Ok, adesso facciamo una curva così, però abbassiamo la lunghezza perché vogliamo solo accennare quella direzione. Ok, adesso allunghiamola al massimo, tanto ci va bene. E andiamo a alzare di 1, 2 e siamo sopra, perfetto. Quindi, però ragazzi, qui forse è il caso di farlo all'incontrario perché è una stupidata farlo così. Cioè partire con un nuovo percorso qui e andare a creare un ponte che vada a scendere. Però questo qui è da abbassare. Ce la faremo a raggiungere quel simbolo? No, non ci siamo capiti. Ah, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Vediamo in che direzione arriviamo, però questa è orizzontale. Questa io non posso abbassarla. Sì, ok. Però questa non è quello che io volevo fare. Allora, sto piano piano studiando le cose insieme a voi, eh. Quindi direi di accorciare al minimo qui. Poi da qui partire con questo più. Questo più, eccolo lì. Quindi abbassiamo la lunghezza a 1 e adesso siamo liberi di fare il nostro. Poi che cos'è questa cosa qui? Questo, ok, più questo. Perfetto. Abbiamo raggiunto quindi questo luogo qui. Aggiungiamo uno di lunghezza. Vediamo di fare subito un bel ponte che vado ad oltrepassare questo dislivello. Vediamo se riusciamo. Ah, ma ce n'è un bel po' di dislivello, ragazzi. Proviamo così a vedere se arriviamo troppo bassi? No, arriviamo perfetti, perfetto.
Anzi, c'è anche una piccola texture lì che dà noia, ma mi sa che ce la teniamo, ragazzi. Mi sa che ce la teniamo. Va bene, allora qui facciamo una specie di strada curvilinea che prosegue, passa dentro questa grotta. E poi qui lasciamo un po' di spazio per le attrazioni. Oh, wow. Ho questa? Da quando in qua hai deciso di salire? Via questa e via questa. Ok, andiamo a abbassarla a zero e facciamo curva, 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 curva. E qui iniziamo con l'abbassare la nostra. Eh no, dobbiamo fare un altro pezzo qui. Quindi qui accorciamo la lunghezza 1. Perfetto, così. E adesso iniziamo ad abbassare di 1. E questa ce la facciamo tutta così. Ok, quindi abbiamo fatto questo percorso qui e teoricamente dovremmo farne anche già un altro di là. Oppure questo qui che si ricollega a quello centrale e quello centrale, però insomma dobbiamo vedere un pochino come sfruttarlo. Io più che altro direi che un ponte qui nel mezzo non mi piace troppo, direi di fare più un ponte da... Ce faremo? No, no, qui, da qui. Tipo da qui che... Ma, no, giochino? Da qui che vada a... passare oltre questo dislivello. Perfetto. E si ricolleghi qui, perché da qua passare sopra anche potrebbe essere il caso. Un attimo se ci riusciamo. Sta telecamera. Allora, per quanto riguarda il discorso telecamera potremmo fare free. Esatto. In questa maniera non si sposterà più la telecamera, penso, quando andremo a posizionare le parti, esatto. E quindi potremo farlo in maniera forse un pochino più tranquilla. E qui il dislivello è bello alto, ragazzi, e arriviamo lì. Però va bene, dai. Ok, quindi qui abbiamo già questo collegamento. Di qua a questo punto leviamo quest'ultimo pezzo, e anche questo, e facciamo da qui una strada che raggiunge questo dislivello qui, cioè questo punto qui, fa il primo pezzettino del ponte e poi si va a abbassare. Però qui mi sa che dobbiamo abbassarla di più perché altrimenti finiamo lasciamo un attimo così, via te e via te che non so come sei sbucato. Questa non ci possiamo fare ingressi sul fianco, eh. Cioè qui sarebbe da farla più pendente effettivamente. Sì, dai, facciamola più pendente, almeno questo pezzo qui. Oppure possiamo fare anche una bella discesa. Però qui come vedete non possiamo poi farci le curve. Quindi facciamo orizzontale, che non è orizzontale. Questo è orizzontale? No. Orizzontale. Di fianco, giù, giù, giù. Lo riportiamo orizzontale. Di qua, giù, 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 giù. Lo riportiamo orizzontale. Di qua. Giù, 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 giù. Lo riportiamo orizzontale di qua e qui teoricamente ci siamo. Giù, giù e siamo a livello del suolo. Ok, quindi questa qui è sicuramente la cosa migliore da fare, secondo me. Così, così, così. E qui si divide in questa più questa. Ok, qui ci manca l'ultimo pezzo del ponte. Perfetto, e adesso abbiamo diciamo già separato nei tre
nei tre assi principali il nostro percorso pedonale. Poi da qui dovremo naturalmente espanderci. E facciamo una cosa, dai, colleghiamo anche questa strada a quella laggiù. Qui allunghiamo un pochino il percorso, se no ci vorrà davvero tanto. Quindi facciamo tipo questo, 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 questo. Qui andiamo a prendere adesso lunghezza, no, no, quella larghezza 5, larghezza, lunghezza 1. Ok, votiamo. Andiamo di qua. Ok, no, non ci siamo capiti, non ci siamo capiti. Ok, così, 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 e qui siamo dentro, quindi questo lo mettiamo orizzontale e qui riscendiamo. È un po' palloso da fare, però effettivamente se ci pensate non vogliamo mettere delle salite troppo ripide ai nostri clienti, quindi vogliamo un attimino studiare anche quelli che sono i percorsi pedonali e rendere il tutto anche alla fine dei conti, ragazzi, utile e apprezzabile per i disabili. È una cosa che ovviamente è una meccanica che non esiste all'interno del gioco, però va bene, dai. Vogliamo studiare tutto a fondo, come vi ho detto, questa prima serie servirà proprio a studiare le potenzialità di questo editor, quindi se non facciamo queste cose adesso non ha nemmeno senso giocare all'editor. Allora, 1, 2, no, siamo troppo inclinati, quindi qui questa la leviamo. La possiamo spostare? Leviamo un attimo questa, facciamo orizzontale. Ok, facciamo. Però non voglio inclinarla con quell'angolazione lì, vorrei. Facciamo così, ragazzi. Facciamo un altro pezzo orizzontale e poi iniziamo a inclinarla. Però come vedete, ecco, questa è una cosa che aggiungerò probabilmente alle. Ovviamente, essendo un alpha baker, ho la possibilità di aggiungere dei consigli agli sviluppatori. Quindi sperando che questi consigli vengano effettivamente poi presi in considerazione, avremo un gioco finito che terrà conto di tutto. E siamo a terra. Ok, abbiamo fatto quindi questa. Abbiamo preso una mappa anche un po' rognosa, effettivamente. Allora, questa zona qui nel mezzo voglio che sia fatta da pezzi non troppo articolati, almeno l'asse principale. Quindi questo lo leviamo, questo, 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 questo e questo. Così. Sì, va bene. Perfetto. Quindi la nostra strada là sopra che si divincola, che si muove. Qua sopra sarà un casino arrivarci, ma potrebbe essere bello farci un'attrazione. E adesso studiamo il simbolo, l'essenza vera e propria di quella che è. Un parco divertimenti, la ruota panoramica, la Star Wheel. Non ne abbiamo di grandi tipi, abbiamo solo e esclusivamente questa qui di ruote panoramiche. Però la ruota panoramica sicuramente dovrà trovarsi in una posizione visibile bene e lateralmente dall'ingresso. E questo potrebbe essere un ottimo punto dove posizionarla, che rimane molto visibile dall'ingresso, però forse è anche meglio qui. Però questa qui potrebbe essere più una zona totalmente piratesca. No, ma mi piace più qui, è più in alto. Però dobbiamo anche sfruttare quello che è l'ambientazione circostante. Ora l'ho rialzata. Quella che è l'ambientazione circostante e quindi anche che cosa si vede da quel punto lì. Fra le due è meglio metterla. Allora, la zona proprio centrale è questa. E orientandola verso l'ingresso sarebbe così. Ma sì, la mettiamo proprio di fronte. Andiamo a vedere un attimino l'ingresso.
Sì, ci va bene, ci va bene. Ok, dobbiamo poi alzare ingresso, uscita e naturalmente le code relative e aiuto. Non mi garbano per niente quei pilastri che vanno laggiù, ma cercheremo di ignorarli. Allora, l'ingresso lo vogliamo piazzare qui. L'uscita la vogliamo piazzare qui. Allora, andiamo ad aggiungere dal path Queue a mattoncini. Andiamo a scendere. Anzi no, qui facciamo orizzontale. Scendere, scendere, scendere. E poi qui ragazzi facciamo... Allora, intanto attiviamo l'angle snap, non a 67C. Perché... È arrivata subito la mattina, vabbè. Non a 67,5 ma a 90. E cerchiamo di progettare già un parco bello grosso, ragazzi. Quindi facciamo delle belle code lunghe e capienti. E direi che questa qui può considerarsi tale. Quindi andiamo adesso a levare l'angle snap. In questa maniera possiamo fare le curve in qualsiasi direzione. Partiamo così, aggiungiamo un ingresso, una biglietteria qui, in maniera che vada a collegarsi con la curva. Perfetto. E qui abbiamo il nostro ingresso, ci manca l'uscita, cioè il collegamento dell'uscita con il terreno. Andiamo a prendere patta, andiamo a prendere i mattoncini, andiamo a ridurre la larghezza a 4. E adesso andiamo a ridurre anche la lunghezza 1 e abbassare su... No, questo è troppo pendente. Ok. E abbiamo... Ok, la nostra uscita. Possiamo aprire e vedere già, mi sa, i primi cittadini, cittadini, tutte le volte. I primi turisti, eccoli qua che arrivano. Cioè, abbiamo già assunto anche il mastro. Guardate quanti ne arrivano per una ruota panoramica del cazzo. Vabbè. E adesso iniziamo con il posizionamento di un altro paio di attrazioni. Allora, studiamo una zona piratesca. Potrebbe essere proprio questa qua giù, la zona piratesca, ragazzi. Tutta la parte bassa. Questa sarà totalmente piratesca, va bene. Allora, abbiamo Victory. Abbiamo Whirl Rig, che anche questa penso sia una cosa esatto, come vedete sono dei barili e cose comunque relative al mare, quindi le vogliamo qui. 360 Power invece è una cosa futuristica. The Aeronauts uguale, non c'entra niente. Sunflare è una torre gigante, tra l'altro. Questa posizioniamo da un'altra parte. Poi abbiamo la ruota. Lo Sky Ace sono aeroplanini, esatto. La torre, il Rocktopus, che è a tema adeguato da mettere in questa zona, Magic Twirl, no, zona bambini, Hammerswig, uguale cosa futuristica, il Genie, uguale non c'entra niente più per la zona bambini, e la Forge è uguale una cosa futuristica. Quindi abbiamo in ordine Victory, la posizioniamo qui, poi la modificheremo. Victory, Whirl Rig e Rocktopus. Almeno se non mi sono dimenticato niente, esattamente. Queste qui sono le tre attrazioni che metteremo nella parte bassa, più un paio di montagne russe. Vedremo magari di farne una un pochino più agitata, quindi più da adulti, e una più da bambini, più tranquilla. Tutte e due nella zona piratesca. Allora, io direi di iniziare con quella che è l'attrazione più spettacolare, che ha bisogno di più progettazione, ovvero la Victory 2. Qui la chiamo Victory 2, non so perché, probabilmente è la seconda che mettiamo, non lo so. Questa qui la possiamo posizionare dove vogliamo. Allora, io direi che questa qui potrebbe essere posizionata in una zona semicentrale, così.
Allora, vediamo anche da qui cosa vediamo. Potrebbe essere tranquillamente posizionata così. Ok, quindi la mettiamo qui. E questa sarà la nostra victory, che sballonzolerà avanti e indietro. Ora, vediamo di piazzare subito ingresso e uscita. L'ingresso lo metteremo qui, se ce lo fa mettere, qui. E l'uscita la metteremo sul lato opposto, se ce la fa mettere. La possiamo mettere lì, qui la possiamo mettere? No, qui la voglio, qui, qui. Qui ce la fa mettere, la mettiamo qui allora. Qui. Ok, andiamo ad aggiungere l'ingresso, la coda all'ingresso, però di queste qui a mattoncini sempre la vogliamo. Anche questa qui ci facciamo una bella coda capiente, quindi andiamo a... allungarla un bel po'. E poi proviamo a vedere, questa qui se riusciamo a posizionarla qui. No, dobbiamo togliere da pazza questo ultimo pezzo. Proviamo adesso a vedere se ce la fai mettere. Già collegata. Ok. Vediamo se... mi sa che dobbiamo risistemare Paz. Questo. Ora non ci dovrebbero essere problemi. Comunque la coda è già abbastanza capiente, ragazzi. Perfetto. Eccola lì. Praticamente questo serpentone parte da lì. Perfetto. Mi piacerebbe vedere anche più tipi di questo, ma immagino che li aggiungeranno a breve, nelle prossime patch. Ecco i primi amici che arrivano. Vediamo se gli altri stanno facendo l'altra strada. No, nessuno sta facendo l'altra strada perché probabilmente è la più lunga. Però quando metteremo attrazioni qua sopra, e qua sopra ci stanno bene quelle futuristiche, vedremo sicuramente anche quella zona che si popolerà. Andiamo ad aggiungere da Paz dei bei percorsi larghi 4, vanno benissimo. Un bel percorso dritto per dritto che esce fuori dalla nostra attrazione. E possiamo andare a aprire anche questa. Coming soon. Open, eccola qui, abbiamo aperto, quindi guardiamo se già qualcuno di loro decide. È aperta adesso, quasi quasi provo. Sì. Si dividono come vedete. No, no, vanno tutti qui adesso. E proveranno questa nostra attrazione. Ok, ragazzi, allora, prima di iniziare a fare le montagne russe, direi che è il caso di iniziare con un po' di scenario. Un po' di scenario e un po' di edifici. Allora, questa qui è la zona piratesca, quindi io direi di iniziare con il posizionamento di qualche albero di palma. Direi che qua sopra tanto non lo sfruttiamo come zona per gli edifici, quindi possiamo andare a metterci questi alberi, giusto anche per iniziare a dargli un po' di scenografia in più, e anche questi sassi che appunto aggiungeranno un po' di realismo anche alla zona. Li possiamo, se vogliamo, glitchare un po' o totalmente dentro la parete, come vedete, dentro la parete di terra. Premendo il tasto maiuscolo alzeremo e abbasseremo. Intanto è partita la nostra primissima attrazione, cioè non la prima aperta, ma la prima a partire, che è la nostra barca. Andiamo a vedere un pochino la telecamera. Questa è la cinematic, abbiamo la Seat che eccola qui. Direi che è in una bella zona, dai. Dall'altro c'è anche il meccanismo sotto che effettivamente è fatto come funzionano. Yay! Con le ruote che scorrono su quelle guide lì, aiuto. Ok, è una bella zona, dai ragazzi, guardandosi intorno vedono un bel panorama. Ok, quindi queste sistemazioni qui le faremo un po' insieme, un po' da solo. Iniziamo a mettere un po' di facilities. Direi subito qui all'ingresso un bel bagno ci sta. Un bel bagno così. Lo mettiamo qui il bagno. Ok, adesso vogliamo collegare a questo bagno un
una zona di cibo. No, quello la faremo dopo. Facciamo solo il bagno per adesso. Però andiamo naturalmente a renderlo un pochino più carino. Possiamo aggiungere un sacco di cose a questo bagno, tipo sarebbe bello, ancora non ci sono, ma tipo muri crollati e roba del genere per aggiungere ancora più scenografia. Io direi di fare subito questo bagno come un po' una torre. Lo possiamo ruotare? Ok. Questo qui lo possiamo mettere o con l'arco o senza arco. Praticamente, come vedete, o è dentro o è fuori dal quadrato dove si trova il bagno. Io lo metto con l'arco per allargarlo un pochino la struttura. Lo mettiamo la stessa cosa anche di qua. C'è l'arco, sì? Sì, c'è. Mentre sul retro ci mettiamo una cosa con le finestre che, come vedete, no, però ci viene il gradino. No, lo lasciamo così sul retro. Magari ci mettiamo da building attachment, ci mettiamo una bella finestrella. Anzi, facciamo due finestrelle tonde che saranno anche le finestre del bagno, dei bagni che si trovano dentro, perché ovviamente, come vedete, entrano a frotte di 8 persone qua dentro, ma in realtà insomma non è che c'è proprio tutto questo spazio all'interno del bagno. Andiamo a vedere walls. Possiamo aggiungere immediatamente, io direi, una specie di cosa crollata vogliamo fare qua sopra. Allora, auto stacking è l'opzione che ci permette di attaccare direttamente, come vedete, sopra alle strutture le nostre parti. Però disattivandolo potremo andare a selezionare l'altezza precisa a cui mettere queste parti e quindi potremo fare veramente quello che vogliamo. Io direi di mettere questa cosa qui sul fronte, no, non lì però, perché come vedete è fuori dal muro, quindi la selezioniamo e premiamo cancia. Mi raccomando, selezionate solo la parte, perché se siete usciti dalla modalità di editing dell'edificio, questo è l'edificio 4, non so se lo potremo rinominare, però praticamente vi cancellerà tutto l'edificio, quindi insomma non, voi non volete che ciò succeda. Qui possiamo mettere un muretto basso oppure questa specie di merlatura. Io direi di mettere la merlatura da una parte e un sandstone wall normale dall'altra. Ok, questa dovrebbe essere una specie di torre crollata, mentre sul retro mettiamo il muretto basso, che è questo. Ci sono anche le pareti di legno, però sono pareti. Ah, questa è bellissima però, ragazzi. Piuttosto che quelle due finestrelle. Vediamo quella e mettiamo questa. Dicevo, ci sono anche le pareti di legno, però è un legno nuovo, è un legno moderno che non mi piace. Però è più bassa di quella. Vabbè, la lasciamo così. No, non mi piace questa parete più alta di quella, quindi. Però. Se la mettiamo così è un po' troppo nuova, sta un po' troppo di non crollata. Forse era meglio lasciarci quelle finestre. Io mi ricordo però che c'è la possibilità di mettere altezze cioè non ecco, solo con i tetti si può fare. Con le pareti no. Vabbè, guardiamo un attimino di lasciarla così ci va bene anche con quello scalino, perché alternative grosse non ce ne sono, se non rimettere le finestre normali sul fronte. Vai, ci mettiamo quelle. Ci rimettiamo queste, quindi le ruotiamo, le glitchiamo e le alziamo fino all'altezza giù. Sì. Lasciate perdere. E le mettiamo all'altezza giusta. Ok. Quindi qui. E parete normale di qua. Parete normale perché? Perché adesso qui, ragazzi, siamo sul fianco della barca, no? È anche un pochino visibile. Quindi andiamo a vedere building attachment. Queste sono tutte le cose che possiamo attaccare qui agli edifici. Però dalle decoration abbiamo la possibilità di metterci un bel cannone. E questa è una cosa fantastica. Tra l'altro, ragazzi, non, cioè, c'è anche la struttura dentro. E questo è bello perché effettivamente, cioè, non è solo una finestrella che ci esce fuori un cannone, c'è un cannone effettivamente lì che si muove. Naturalmente,
Una bella bandiera pirata che sventola su questo forte. Ci vuole, ora questa è un po' troppo grossa per questo piccolo forte, quindi mettiamo questa. Una bandiera pirata, ok. Ci mettiamo un simbolo, uno skull torch qui. Anzi, però ragazzi, andiamo a wall signs, che sono i cartelli. E ci sono i cartelli a tema. Per esempio, abbiamo la bandiera dei bagni pirata. Oppure abbiamo la bandiera del cibo pirata. Ma per quanto riguarda i bagni, abbiamo anche un cartello più piccolo dei pirati, che è veramente bello. Eccolo qui, questo qui. Toilet. E questo lo metteremo qui. Perché sì, ragazzi, dobbiamo fare una cosa bellina e realistica, ma dobbiamo ricordarci che è un parco divertimenti, quindi guardate quanta gente in fila per andare sulla barca. Andiamo a vedere la ruota panoramica, quanta gente c'è, non troppa a dire la verità. Poi qua giù dovremo aggiungere naturalmente i servizi, però abbiamo già 400 turisti. Ok, adesso andiamo dalle decorazioni e vediamo cosa possiamo aggiungere a questo, a questa nostra struttura. Allora, qui niente. Per quanto riguarda i tetti, potremmo anche fare una cosa del genere qui, eh. Non che mi piaccia tanto questo tipo di tetto, questa struttura, perché qui ci starebbe meglio una wood platform e via. Tra l'altro, lì abbiamo messo un muro più sull'esterno. Però questo ci piace anche aperto. Vabbè, mettiamo un soffitto, dai. Mettiamo un soffitto così e lo possiamo anche glitchare così almeno non si vede lo scalino. Ok, in questa maniera appunto è glitchato, si vedrà un po' di texture che si leticano lì sul fronte, ma infatti dai, lo alziamo e se proprio non ci piace la parete la spostiamo. Come vi ho detto ragazzi, questa parte vi sarà io che sono pignolo e che faccio cose. Quindi magari spostiamo indietro questa. E anche questa. Ok, qui ci verrà questo scalino. Andiamo a vedere dalle decoration di aggiungere una lanterna esterna qui, che rende tutto più visibile. E qua dentro, ragazzi, allora, intanto non mi piace il fatto che ci siano le luci solo di questi colori e non di un colore regolabile, perché queste luci qui hanno il colore adeguato, il vero giallo delle luci vecchie, delle luci a incandescenza e a candela, diciamo. Per quanto riguarda invece le luci, queste qui colorate hanno dei colori poco realistici, come questo color giallo che è veramente giallo giallo. Ora non so nemmeno dove farvelo vedere perché è ancora giorno. Infatti mi piacerebbe avere proprio un colore più, appunto, più vero. Allora, io direi però che è il caso qua dentro magari di metterci un paio di queste lanterne. Vediamo se riusciamo a... Vabbè, magari possiamo anche metterci qualcosa di differente però. Queste lanterne qui sono da pavimento. Ok, ne mettiamo tre. Non è assolutamente una cosa logica da fare quella di mettere delle lanterne così belle per l'illuminazione di una zona come questa, però appunto sono le uniche che hanno la luce adeguata. Dunque, poi qua sopra andiamo a vedere da Scenery, cioè ragazzi, guardate quanto tempo ci stiamo mettendo a fare un bagno. Vabbè, da Scenery andiamo a prendere un po' di alghe. Alghe che potremmo posizionare sulle nostre pareti e devo dire che il punto forse migliore dove metterle è questo scalino che avevamo visto. Allora, questo qui con il tasto CTRL lo possiamo spostare più sull'esterno, così, e io direi che questa è adeguata così. Perfetto. Adesso andiamo a mettere questa qui all'altezza giusta, ovvero al terreno. E mettiamo un po' di cespugli qui.
Ok, per quanto riguarda le props, ragazzi, saranno quelli che effettivamente faranno la nostra ambientazione. Allora, questa qui è una zona molto secondaria, quindi io direi di non perderci neanche troppo tempo. Ci possiamo mettere della roba semplicissima come il cargo dei pirati, che delimita un po' la zona anche visibile in qualche maniera dai nostri turisti, dai nostri clienti. E questa sarebbe tipo un montacarichi pirata. Sarebbe anche bello metterlo tipo qui. Ah no, come vedete, qui noi ce lo possiamo mettere qui per farci passare molto vicino alla nave. Però vabbè, questo lo possiamo mettere naturalmente anche qua sopra. Però non voglio alzare troppo questa struttura. E la cosa veramente bella è fare tipo posizionare questi relitti che possono, sono interi, ma possono essere interrati fino a quando vogliamo. E appunto sistemarli per fare per creare un po' di ambiente. Allora, questo lo abbassiamo, lo portiamo a filo con il pavimento e mettiamo anche questo qui. Non ci volevo mettere delle statue qui, perché comunque, ragazzi, è una zona appunto molto secondaria. Andiamo a riaggiungere un po' da nature, prendiamo le palme, quelle piccole, queste qui, e andiamo a riempire questa zona di verde. Ok, quindi abbiamo tappato la visuale, tanto quello che ci interessa a noi è dalla strada, dal percorso dei nostri clienti fino a qui. Quindi io direi di fare anche un paio di palme qui. Poi ce ne mettiamo un'altra magari alta qui così. Ok. E sì, aggiungiamo un po' di palme qui lungo il percorso, giusto per dirvi benvenuti nell'area piratesca. E poi aggiungiamo da props delle torce di bambù. Abbiamo le torce teschio. Mi piacciono più le torce di bambù perché fanno più luce intanto. E poi danno meno nell'occhio e sono meno pesanti quando ne mettiamo tante. Ok, quindi ragazzi, questo qui, soprattutto per la prima build, dato che non c'è niente di gestionale da fare, questo è quello che faremo, ovvero studiare nei minimi dettagli le varie zone. Le varie zone che dovranno essere esteticamente carine. Allora, qui abbiamo il bagno, l'unico servizio che abbiamo aggiunto adesso. E però appunto avete visto come li studiamo, come li abbelliamo, come cerchiamo di essere attenti a tutto quello che c'è intorno. No, ci siamo limitati a questa zona qui e nemmeno troppo approfonditamente. Adesso tra l'altro inizia a tramontare il sole, proviamo a velocizzare un attimo il tempo per vedere se riusciamo a vedere questa cosa durante la notte, oppure se no, sono le 2:40 del pomeriggio, volevo vedere di adesso non ne spara ripetizione. Abbiamo 404 visitatori e abbiamo appunto realizzato questa prima parte. Allora, io direi di sfruttare una zona qui, tipo potrebbe essere il caso qui, oppure qui accanto all'uscita, questa fascia qui. Però l'uscita la vorrei lasciare da sola in maniera che appunto non ci sia. No, è passata direttamente la mattina, ragazzi, quindi non c'è la notte in questo parco. Non so se nelle opzioni si può andare a interface, no. Mute all, mute qui sound, no. Vabbè. Non so se si può cambiare e aggiungere il fatto della notte. Intanto c'è qualcuno che sta percorrendo l'altra strada. E voi mi sa che avete fame o state cercando qualcosa, perché vedi che si lamentano. C'è diversa gente che si lamenta e cerca intorno. Ancora non esiste la meccanica infatti, come vedete, park management non esiste. La meccanica, intanto ci saranno anche i dove l'avevo visti? Eccolo qui, rides. Abbiamo i trasporti che saranno probabilmente tipo il trenino che passa dentro al parco e fa da trasporto pubblico e quindi porta la gente a giro.
E appunto anche questa cosa qui la dovremo fare, come vedete vogliamo, ecco, questi piccoli riquadri sono fatti benissimo, tre sassi, tre palme grosse e tre palme piccole e creano questa cosa qui. E noi vogliamo che tutto il parco assomigli un po' a quella zona, questa zona qui deve essere più piratesca, con tutti questa roba per terra che ricorda appunto le navi, le armi, i cannoni, i tesori e tutto quanto. Per quanto riguarda la zona qua sopra invece dovrà essere un pochino più futuristica perché dovrà contenere attrazioni tipo il Sun Flare che è enorme, è altissimo e c'è in cima tra l'altro la nostra mascotte. Ogni zona avrà i suoi servizi, cercheremo di posizionare dei bagni a giro extra e magari due o tre forse zone di acquisto di souvenir, cibo e bevande. Ragazzi, questo terzo episodio finisce qui. Nel prossimo episodio continueremo con lo sviluppo della zona piratesca, quindi continueremo a costruire servizi nella valle giù in basso e se ce la facciamo inizieremo anche con la progettazione della prima montagna russa che sarà quella più tranquilla. Poi, una volta che avremo continuato a costruire attrazioni e abbellire la zona, costruiremo la seconda montagna russa che a quel punto sfrutterà proprio le strutture esistenti per avere magari dei passaggi più belli e passare tipo con la montagna dentro a queste caverne, dentro a tutti e tre sarebbe bello, addirittura qua sopra sarebbe bello fare tipo questi passaggi così, passare vicino alle strutture, insomma tutto quanto, dovremo studiare tutto con calma. Abbiamo, vi ricordo, due tipi di montagne russe, le Arrow Track, che potranno portare quattro tipi di vetture, The Drop, Equalizer, Gasm e Phoenix Car, queste altre porteranno Anubis, Enigma, Lamia, Rage e Werewolf. Cards. Quindi queste qui saranno le 9 in totale, 9 tipi di montagne russe disponibili. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, lasciate un commento ed iscrivetevi a Bled2Play. Vi ringrazio tantissimo per il supporto che state dando a questa serie, sono felice che vi piaccia e cercherò di portarle il più possibile, un video al giorno fino a che riesco. Non ve lo assicuro, ma cercherò di portarvi un video al giorno. E quindi ci vediamo nel prossimo video.